Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, ecco la nostra video recensione di Call of Duty Ghost per Xbox 360. Siamo ormai al termine della current gen e le varie software house si apprestano a eseguire il tanto atteso salto generazionale. A chiudere il tutto ci pensa uno dei brand più importanti del parco giochi di casa Activision, quest'anno seguito dal team di sviluppo Infinity Ward. Call of Duty Ghost è quindi disponibile in tutti i negozi specializzati, portando con sé una nuova avventura basata completamente sulla squadra Ghost. Il tutto impreziosito però da un massiccio comparto multiplayer, colto a piene mani sia da Call of Duty Black Ops 2 che da Modern Warfare. Ma procediamo con ordine. I videogiocatori appassionati dell'esperienza in singolo si troveranno di fronte a una campagna scandita da un racconto dalla prefazione classicamente tragica. L'apparente calma iniziale viene totalmente distrutta da un attacco incredibilmente potente, scaturito dal satellite Odin, alla strega di una vera e propria bomba atomica. Gli Stati Uniti sono il bersaglio prescelto dalla Federazione, coalizione creata dalle potenze sudamericane e pronte ad approfittare della totale disgregazione dei sistemi difensivi americani. Il giocatore si troverà nei panni di Logan, protagonista accompagnato dal fratello e dal cane Riley, pronti a resistere e contrastare il tentativo di dominio globale di Rourke. Ci troviamo ovviamente di fronte a una trama tutt'altro che di rara fattura, ma in definitiva la voglia di vomitare piombo verso i malcapitati nemici farà passare in secondo piano la sensazione di cliché. Purtroppo la scarsa longevità della campagna, solamente 6 ore, e la decisione di eliminare completamente i finali multipli trasformano il single player di Call of Duty Ghost in un'esperienza tutt'altro che convincente, senza contare la presenza di una narrazione in grado di proporre colpi di scena al limite del ridicolo e situazioni poco ispirate. Il sistema di controllo non si discosta da quanto visto nei capitoli precedenti. Come in ogni FPS, sarà possibile contare su due armi, una principale e una secondaria, granate di svariati tipi e sulle varie tecnologie a disposizione. La vera innovazione di Call of Duty Ghost ruota attorno al cane Riley, in grado di essere comandato a distanza tramite un particolare dispositivo. Grazie al nostro fedele amico a quattro zampe sarà possibile affrontare una serie di sessioni stealth davvero convincenti, purtroppo malamente supportate. L'utilizzo di Riley infatti verrà velocemente dimenticato, di conseguenza il giocatore si troverà ad affrontare i cattivi di turno senza poter contare sul comodo aiuto del cagnolone. Come al solito gli sviluppatori hanno inserito una serie di momenti scenografici di altissimo livello e alcune fasi completamente a bordo di mezzi di trasporto. Infinity Ward ha deciso di proporre ai videogiocatori una serie di ambientazioni differenti. Nella maggior parte dei casi si tratta però di claustrofobici cunicoli in cui il giocatore si troverà a massacrare ogni essere vivente che passeggi per lo stage, eliminando di fatto ogni sinapsi dal proprio cervello. La soluzione può anche funzionare, ma l'assistere a sezioni nello spazio sottomarine senza riscontrare alcuna modifica al peso e alla fisicità del nostro alter ego virtuale ci ha trasmesso non poca ilarità. Ci saremmo aspettati davvero una maggiore attenzione nella cura dei dettagli, anche se siamo consapevoli che il single player sarà giocato da una fetta di utenti davvero poco importante. Call of Duty Ghost merita una sezione ad hoc dedicata alla sezione multigiocatore. Permettiamo che in seguito prepareremo uno speciale più profondo, in modo da andare a analizzare ogni singolo aspetto del comparto in rete. Pad alla mano è possibile lanciarsi velocemente nella mischia, previa creazione del nostro alter ego virtuale. Ottima quindi la scelta di creare un soldato a propria immagine e somiglianza, seppur inizialmente non sarà possibile contare su tutti gli outfit presenti nel gioco. Come accadeva infatti in Call of Duty Black Ops 2, sarà necessario portare a casa determinati obiettivi prima di sbloccare i vari contenuti aggiuntivi. Lo stesso vale per i vari perks. Affrontando le varie modalità in rete sarà possibile accumulare i punti squadra, spendibili all'interno dello speciale negozio virtuale in modo da potenziare il proprio equipaggiamento. Balza subito all'occhio la decisione di Infinity Ward di abbandonare i menu di Black Ops 2, dando vita di fatto a un vero e proprio ibrido con Modern Warfare. Di conseguenza saranno necessari alcuni momenti per assimilare l'intero sistema. Una volta imbracciato il fucile si entra nel vivo della battaglia. Tra le varie modalità abbiamo sicuramente apprezzato Deathmatch a squadra uccisione confermata, sezione coinvolgente e soprattutto frenetica. Abbiamo però notato la totale decisione di donare alle armi una potenza di fuoco maggiore, tagliando di netto la differenza tra recluta e veterano. Eliminare un soldato nemico sarà quindi una pratica fattibile sprecando pochissimi colpi. Purtroppo ci siamo accorti che nella maggior parte dei casi non sia così strettamente necessario essere particolarmente precisi. Capita infatti di assistere a decessi causati da 3 o 4 proiettili all'altezza delle gambe, fattore che effettivamente ci ha fatto storcere più volte il naso. I giocatori più abili saranno in grado di sfruttare completamente le abilità fisiche del soldato.
Sarà quindi possibile continuare a sparare sia durante le scivolate post-corsa che nel mezzo di un'animazione legata al superamento degli ostacoli. Il tutto però impreziosito dalla possibilità di sporgersi dai ripari in maniera da tenere nascosta la maggior parte del corpo. Siamo rimasti leggermente scossi dalle dimensioni delle varie mappe. Le aree ci sono sembrate fin troppo vaste per un numero di giocatori troppo ridotto, di conseguenza capiterà spesso e volentieri di trovarsi immersi in esplorazioni particolarmente lunghe, andando di fatto alla ricerca di un bersaglio. Una scelta del genere premia sicuramente i camper, quella fetta di giocatori che amano stazionare in determinato luogo attendendo la tanto agognata preda. 14 sono le mappe inizialmente disponibili, localizzate per la maggior parte in aree urbane, alternate però da ambientazioni strette e claustrofobiche. Va però sottolineato che sono presenti una quindicina di modalità, suddivise in standard, veterano e clan vs clan. Di conseguenza i vari utenti avranno di che divertirsi. È da sottolineare però la presenza di alcune aree di gioco in grado di essere devastate, causando una sostanziale modifica al level design. Purtroppo niente di particolarmente profondo, dato che il tutto si basa su un mero evento scriptato, utile però a donare quel pizzico di pepe in più nelle varie partite. Oltre alle svariate sezioni presenti nel gioco, i videogiocatori potranno affrontare due fasi basate sulla cooperativa. In Squads ci si troverà in un multiplayer asincrono in cui sarà possibile affrontare team di giocatori e cercare di scalare la speciale classifica. Oppure cooperare in Safeguard, tentando di fermare le ondate di orde nemiche. Extinction è forse la modalità cooperativa più divertente. Quattro giocatori potranno collaborare e cercare di respingere una serie infinita di alieni, rendendo disponibile di fatto lo sblocco di diverse armi presenti nella mappa e il raggiungimento di 12 differenti postazioni. Ci troviamo di fronte quindi a una versione rivista di zombie di Call of Duty Black Ops 2. A oggi non vogliamo dare un giudizio troppo sbilanciato sul comparto online. Senza ombra di dubbio la possibilità di sfidare gli amici attraverso un sistema così rodato è sinonimo di garanzia, ma l'assenza dei server non piacerà a molti. Possiamo però affermare che durante i nostri test non è mai capitato di riscontrare momenti di lag davvero fastidiosi. Di conseguenza la versione current gen sembra poter garantire un'esperienza di gioco ottimale. Torneremo quindi sull'argomento. Si è parlato a lungo del comparto tecnico di Call of Duty Ghost, soprattutto durante le varie presentazioni. Il motore grafico della versione current gen non possiede alcuna caratteristica innovativa, ma si tratta banalmente di una versione rinnovata del motion engine stesso. La fluidità di gioco viene comunque garantita, di conseguenza i videogiocatori potranno contare sulla frenesia che da sempre aleggia attorno alla serie. Le ambientazioni proposte sono sicuramente ispirate, ma la scelta dei colori non ci ha assolutamente convinto. Purtroppo anche i movimenti dei poligoni sullo schermo denotano una scarsa attenzione del team di sviluppo dei tagli. Le animazioni infatti risultano legnose e tutt'altro che naturali. Il comparto audio si adatta perfettamente allo stile di gioco e il lavoro dei doppiatori risulta senza dubbio curato. In molti hanno affibbiato a Call of Duty Ghost l'etichetta di Call of Duty Black Ops 2.5. Purtroppo, sotto molti aspetti, ci troviamo addirittura al di sotto di quanto visto nel capitolo precedente, soprattutto in ambito tecnico. L'impatto in rete non ci ha convinto a causa di mappe davvero troppo vaste, della potenza elevata delle armi da fuoco e soprattutto dalla totale assenza dei server. Ci aspettiamo di mettere le mani su un prodotto lievemente più curato sulle console di nuova generazione. Gli amanti della saga avranno comunque da divertirsi per moltissime ore. Per questa breve video recensione è tutto, grazie per essere stati con noi e vi aspettiamo sulle pagine di games.hdblog.it.